incontri, teatro, musica, laboratori, mostre, sapori. La ricetta è servita per la sesta edizione del Festival delle Corrispondenze che entra in scena a Monte del Lago di Magione dall'1 al 3 settembre. Dal manoscritto al digitale il percorso è tracciato. Il Festival delle Corrispondenze infatti trova nella lettera e nella corrispondenza epistolare il suo fil rouge, ma nel programma sono previsti tanti appuntamenti che spaziano dai temi di attualità a fatti del passato, interpretandoli proprio attraverso carteggi e corrispondenze. La mostra che inaugura la sesta edizione è infatti dedicata all'evoluzione e alla rivoluzione della scrittura meccanica. Abbiamo in mostra 25 macchine da scrivere appartenute ad altrettanti personaggi celebri che hanno lasciato un segno nel mondo intellettuale, culturale e artistico nel nostro paese e non solo, che arrivano dal Museo della Macchina da Scrivere di Milano. QWERTY, la rivoluzione della scrittura meccanica. Altre novità significative delle edizioni in corso, la collaborazione con l'Istituto Luce, abbiamo due bellissimi documentari cinematografici che presentiamo, Lettere il Presidente, gli italiani che scrivono al Quirinale e Mio Duce ti scrivo, l'enigma del consenso al regime attraverso le epistole inviate dagli italiani al Duce. Tra i convegni spicca quello organizzato in collaborazione con l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea e il Museo Regionale dell'Emigrazione Pietro Conti, dal titolo Da un paese lontano, lettere dell'emigrazione. Il fatto che qualcuno stia lontano da casa spinge a scrivere e a raccontare le proprie esperienze, quello che si vive e quello che si fa. Naturalmente le lettere vanno confrontate con altri documenti di archivio e quant'altro, insomma, e anche altre forme di testimonianza, però all'interno dei processi di ricostruzione storica del fenomeno migratorio hanno un ruolo estremamente importante. Fiore all'occhiello del Festival delle Corrispondenze, il premio Vittoria Aganor Pompili, giunto alla 18ª edizione. Il premio è l'origine da cui parte tutto il nostro festival, un premio che anche quest'anno si propone con un ricchissimo programma, le due sezioni infatti, quella dedicata agli editi che si conferma per la grandissima qualità della proposta oggetto ogni anno di valutazione da parte della giuria e ovviamente importantissimo la sezione dedicata agli inediti. Che prende spunto ogni anno da una frase della poetessa Vittoria Aganor Pompili per proporre ai partecipanti una riflessione sotto forma di lettera legata alla tradizione poetica che proprio a Monte del Lago ha radici così profonde e significative. Before you wake up in the-